ci alziamo in piedi e accogliamo i celebranti cantando Il Signore è la mia salvezza. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui. Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con te. Verrete con gioia alle fonti della salvezza. Salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Saluto tutti i sacerdoti concelebranti e tutti i gruppi di pellegrini. Ci ritroviamo insieme in questo luogo santo con lo stesso atteggiamento, quello del pellegrino, a piedi scalzi, in questo luogo della manifestazione del Signore attraverso le apparizioni della Vergine Maria. Vorremmo essere piccoli come i pastori, bambini, per poter accogliere la profondità di questo mistero. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre per essere meno indegni di partecipare a questi santi misteri. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci hai dato la madre del tuo Figlio come nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti, ripieni dello stesso spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo, che Dio e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei l'onore del nostro popolo. Tu sei l'onore del nostro popolo. Ripetiamo insieme. Tu sei l'onore del nostro popolo. Tu sei l'onore del nostro popolo. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Tu sei l'onore del nostro popolo. Tu sei il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini. Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Tu sei l'onore del nostro popolo. Tu sei sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quell'ora stavano presso la croce Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Gloria a te, O Cristo.
il Figlio ha desiderato lavare il mondo dal peccato per poterlo consegnare al Padre. Ha voluto raccogliere su di sé, prendere su di sé tutto ciò che era offesa al Padre per consumare il peccato del mondo dentro l'unico fuoco che poteva consumarlo, il fuoco dell'amore trinitario, di come si amano il Padre, il Figlio e lo Spirito, l'unico fuoco capace di consumare il peccato. Compiendo quella trasformazione sorprendente, perché nessuno di noi avrebbe mai potuto pensare che il nostro peccato sarebbe diventato combustibile dell'amore di Dio, ma questo è accaduto. Nell'assumere la missione, al Figlio viene fatto un dono dal Padre e dallo Spirito. Al Figlio viene donata la Vergine Maria Immacolata. Quasi a mostrare un'anticipazione dell'opera della redenzione realizzata. Un dono, una caparra a certificare che l'opera della redenzione avrebbe avuto successo. A vedere in lei il germe di una umanità nuova, quella redenta appunto. Dal momento in cui è stata pensata eternamente la missione del Figlio, la Vergine Maria è dentro le relazioni della Santissima Trinità, docilissima. E questo spazio vuoto nel quale Dio può prendere dimora, strumento docilissimo nelle mani di Dio, totalmente consegnato, senza nessuna riserva, senza nessuna richiesta, senza nessuna pretesa, totalmente consegnata. E grazie a questa sua consegna si compie questo mistero infinito. Occorreva un corpo per poter assorbire il nostro peccato. E la Vergine Maria è questo spazio purissimo nel quale il Verbo si fa carne, assumendo così come un costitutivo sacerdotale di offerta, l'offerta del suo corpo. E la Vergine ad accompagnare la missione del Figlio in tutto, sempre docile, sempre pronta, sempre capace di rinnovare la sua consegna, fino a questo momento, il momento del compimento, l'ora, dice Giovanni, momento nel quale finalmente il peccato del mondo viene lavato, finalmente il peccato del mondo di sempre viene consumato dall'amore di Dio, questa certezza dell'amore di Dio più forte del nostro peccato, questo desiderio di Dio di stabilire quella comunione con noi che era nel progetto iniziale e che noi abbiamo infranto. Ma il nostro peccato non può essere più forte dell'amore di Dio. Chiunque di noi, tutti noi che siamo qui come peccatori, non possiamo presumere che il nostro peccato sia più forte dell'amore di Dio. Non c'è peccato più forte dell'amore di Dio, solo quello contro lo spirito di chi liberamente si tira fuori da questo amore. Sulla croce si consuma il nostro peccato in questa obbedienza totale che il Figlio ha verso il Padre. E noi veniamo amati per come si amano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, così, fino alla morte. Ciascuno di noi, di fronte al Padre, vale la morte del Figlio suo, perché siamo stati pagati
a caro prezzo il riscatto della nostra vita l'ha pagato il Figlio. E la Vergine sotto la croce a partecipare a questa offerta in pienezza. Come? Nel modo più pieno che poteva essere chiesto ad una madre, quello di non morire con il Figlio, certo. Il desiderio di morire al posto del Figlio, questo una madre desidera di fronte ad un figlio morente. E se almeno, e se non fosse possibile questo, almeno morire con lui. Alla Vergine viene chiesto di non morire per partecipare in pienezza alla morte del Figlio. E lei così sta sotto la croce, lasciandosi consegnare, quasi in una restituzione che il Figlio fa al Padre del dono che ha ricevuto della madre. Si lascia deporre quasi come un oggetto in questa consegna a Giovanni, come se Gesù volesse restituire il dono, come se Gesù volesse privarsi dell'ultima consolazione che gli saliva dalla terra, la presenza della madre sotto la croce, per morire in quella perfetta solitudine che è il pieno carico del nostro peccato, il nostro dolore, la nostra sofferenza in solitudine. E la Vergine a partecipare in una purezza di offerta assoluta, perché purissima è la sua innocenza. Questo le viene chiesto, di partecipare all'offerta del Figlio così. Ma perché, ce lo ricordavamo ieri, ma perché a Lucia, a Giacinta, a Francesco, che cosa è stato chiesto se non questo? Che cosa è stato dato se non la possibilità di partecipare nella loro purissima innocenza a questa offerta di amore che lava il peccato del mondo? Per questo la loro preghiera, i loro sacrifici, la loro stessa vita donata e prende parte, partecipa pienamente all'offerta del Figlio che lava il peccato del mondo. Mistero di amore, infinito mistero di amore. Noi che siamo qui pellegrini, che cosa vogliamo imparare? Ma vorremmo poter anche noi comprendere che la vita cristiana è la partecipazione alla sua offerta, fare della nostra vita un'offerta, in unione a quella purissima offerta del Figlio sulla croce, alla quale la Vergine partecipa come prima discepola. Anche noi vorremmo imparare a fare della nostra vita un'offerta, un dono, senza condizioni, senza troppe domande, senza continue pretese, in una fiducia piena in Dio, in un'adesione di fede. Quella adorazione che nasce dalla fede è la nostra vita donata che partecipa alla sua offerta. Questo è ciò che stiamo celebrando. Preparandoci a ricevere il corpo e il sangue di Cristo, dicendo il nostro Amen al corpo offerto di Cristo, noi diciamo il nostro Amen alla partecipazione alla sua offerta, che dentro la vita di ciascuno di noi acquista un contenuto personalissimo, dove ci viene dato di poter sperimentare, anche nella fatica, nel dolore della morte, la potenza della vita e dell'amore che il peccato non può sconfiggere, che la morte non può sconfiggere. Il Signore ci conceda la docilità della Vergine Maria, la docilità dei piccoli pastori, perché si possa compiere dentro la vita di ciascuno di noi il mistero della sua Pasqua. In questo luogo santo dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, fratelli e sorelle, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio.
diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per tutti i credenti, affinché, seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché, in comunione di fede con Maria, ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché, in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché, per l'intercessione di Maria, coloro che cercano Cristo l'incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede per Cristo nostro Signore. Amen. Guarda questa offerta, guarda noi, Signore. Tutto noi ti offriamo per unirci a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua Santa Chiesa. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare, nella tua misericordia, i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, è bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra,
rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, il Vescovo Celebrante Vittorio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che sono addormentati nella speranza della resurrezione e tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
il tuo popolo in cammino, cerca in te la guida, sulla strada verso il regno, sei il sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore, è il tuo vino Gesù che ci disseta e sveglia in noi l'ardore di seguirti. Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la tua voce fa rinascere freschezza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida, sulla strada ci fa chiesa, fratelli sulle strade della vita, se il rancore toglie luce all'amicizia, dal tuo cuore nasce giovane il perdono, il tuo popolo in cammino cerca in te la guida, sulla strada verso il regno, sei il sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sua Eccellenza Vittorio Francesco Viola, Vescovo di Tortona, benedice a conclusione di questa Eucaristia tutti gli oggetti religiosi che avete con voi. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi, affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei Santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ora, con lo sguardo rivolto all'immagine della Vergine di Fatima, che qui è apparsa 100 anni fa, recitiamo insieme devotamente la preghiera giubilare di consacrazione. Salve Madre del Signore, Vergine Maria, Regina della
benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci questa valle o gioie e dolori, le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore, nel tuo cuore immacolato, sia il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unita ai miei fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unita ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio unico sacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E alla fine, avvolta dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Il 13 maggio apparve Maria ai tre pastorelli in cova di Lia. Ave, ave, ave Maria. Mantenere alla cappellina un clima di silenzio e di preghiera. Grazie.